Ciao a tutti, sono Alexander Dario, bentrovati su Terraria! Allora ragazzi, manca un po' questa serie dal canale, ma non sono rimasto con le mani in mano. Non ho avuto moltissimo tempo per giocare, però qualcosa ho combinato in realtà, perché ho risistemato un po' tutto il magazzino, almeno per quel che riguarda la parte di qua. Qui ho sistemato, non mi ricordo se ve l'avevo già fatto vedere la volta scorsa o no, tutte le armi corpo a corpo, le armi da summoner, le armi melee, scusate. Scusate, le armi ranged, le armi magiche, le ho sistemate tutte mettendo anche una statua che faccia vedere subito a colpo d'occhio dove sono le varie tipologie di armi. Mi manca purtroppo ancora la statua della spada, ma una volta che la troverò, purtroppo non si può craftare, va trovata nell'esplorazione nel sottosuolo, però una volta che la troverò, chiaramente la andrò a piazzare qua. Stessa cosa farò con gli attrezzi. Qui abbiamo i martelli, qui ho messo i picconi e i trapani e nella cesta qua sopra le asce. In più c'è una quarta cesta perché ci sono tutta una serie di attrezzi vari che hanno diversi scopi nel gioco, come possono essere, vabbè, queste wand per piazzare i blocchi particolari, questa per piazzare l'alveare, questa per piazzare le foglie e così via. C'è il clentaminator, ci sono... Vabbè, il libricino qui per evitare di ferire gli animaletti non, diciamo, non ostili, mettiamola così. Ho deciso di toglierlo così da ammazzare anche un po' di quegli animaletti e ottenere anche i loro banner, perché anche uccidere quelli ci ricompensa con un banner una volta che ne avremo uccisi una cinquantina. E poi in tutte queste chest ho iniziato a mettere un po' di ordine. In realtà è una cosa ancora molto provvisoria, ragazzi. E tant'è che qua sopra, avendo finito le ceste normali, ho messo su le ceste che avevo trovato nella giungla e le ceste che avevo trovato nel cielo. E le ho riempite a casaccio di blocchi, ragazzi. E quindi tutta questa parte qui è ancora da sistemare. A parte, vabbè, una chest con le pozioni e una con le cose naturali, ma anche questa andrà sistemata di nuovo in maniera un po' più organica, perché adesso è ancora tutto molto molto campato per aria. Però se non altro in questo modo ho potuto togliere di mezzo l'accrocchio di chest che avevo lasciato qua sotto. Altre cose che sono successe in questo lasso di tempo, beh, sono andato ragazzi a costruire un paio di villaggi, adesso ve li farò vedere. Ho anche comprato dal painter gli attrezzi per poter colorare i blocchi, quindi qui abbiamo il pennello, il rullo e lo scalpello. Con questi oggetti qua noi possiamo andare a colorare i vari blocchi. Ci servono però le latte di vernice che ci vende sempre il painter. Adesso andando in uno dei villaggi che ho costruito vi farò vedere. Allora, sfruttiamo il nostro teletrasporto e spostiamoci qui, allo Snow Pylon. Ecco qua ragazzi, ho fatto un piccolo villaggio qua incastonato nelle montagne innevate, come potete vedere. In realtà questo nella mia intenzione doveva essere una semplice casa, una sola, ma il problema qual è? Che per qualche motivo mi viene considerata la toilette come una sedia e quindi questa stanza qui veniva considerata come una casa valida. E a questo punto, ragazzi, io avevo già due NPC qua giù e volevo utilizzare il pilone. Il problema è che questa stanza qui e la stanza qua sopra, così come le avevo costruite, venivano considerate troppo distanti tra loro e quindi non potevo utilizzare il pilone. Al che ho fatto che rendere una casa abitabile anche questa stanza qua, e così sono arrivati, come potete vedere, ben tre NPC. Ho messo qui la meccanica e il cyborg, perché il loro bioma preferito dovrebbe essere appunto questo qua innevato, e in più si è aggiunta la steampunker, che ho visto che tutto sommato è contenta di abitare dove c'è il nostro cyborg, e quindi ho deciso di lasciarla qua. Naturalmente l'ideale sarebbe avere in questo bioma Babbo Natale, ma non è arrivato al momento e quindi per il momento rimaniamo in questo modo qua. Come vedete ho messo un po' di arredi, ho craftato un po' di cose utilizzando il boreal wood tipico di questo bioma per poter fare un po' di decorazioni all'interno di queste casette.
Sono andato anche a sfruttare la casa diroccata che c'era qua sotto nelle profondità, l'ho smantellata tutta, così ho recuperato un po' di materiali e ho messo anche questo quadro, ad esempio, e altre piccole decorazioni che ho trovato laggiù. Come vi dicevo, ragazzi, con questi attrezzi noi possiamo andare a colorare i blocchi utilizzando queste latte di vernice che ci vengono gentilmente offerte, chiaramente pagandole, dal painter. E in questo modo qua sono andato a colorare di bianco le assi di legno che compongono il bagno, in modo da staccare un po' questo locale. Però appunto con il pennello noi possiamo colorare i blocchi, con il nostro scraper possiamo togliere la vernice dei blocchi e quindi ripristinarli, mentre con il rullo possiamo fare la stessa cosa ma con i muri di fondo, ecco qua. Il principio è lo stesso. Ogni volta che usiamo uno di questi strumenti, come vedete, viene consumata una latta di vernice. Quindi, se volete colorare grosse superfici, avrete bisogno di comprare un sacco di queste cose. Ora, io questi me li porto poi a casa e li lascerò nella cesta dei vari tools generici. Però vi faccio vedere ancora l'altro villaggio che ho costruito, che in realtà anche in quel caso doveva essere una villa singola. Solo che essendo su due piani alla fine ho preferito fare in questo modo qua, ragazzi, così da poter finalmente avere due NPC qua e poter comprare dal nostro pirata anche il pilone oceanico. Ho voluto fare un design con una villa un po' più moderna, come potete vedere, quindi in teoria dovrebbe essere cemento e vetro, ma ho utilizzato il marmo bianco semplicemente, ragazzi. Una cosa particolare è che il nostro pirata era contento di abitare qua, ma non mi vendeva il pilone, pur avendo un NPC non ostile, diciamo, vicino a lui. Ho dovuto spostare qua l'angler, visto che tra i due c'è un ottimo rapporto, e facendo questa cosa, finalmente mi ha venduto il pilone oceanico. E quindi finalmente posso spostarmi all'oceano molto molto più rapidamente. Quindi adesso, ragazzi, ho un bel po' di piloni che funzionano. Qui il villaggio nella giungla è ancora chiaramente da sistemare, ci vorrà ancora un sacco di impegno. Il problema, come vi ho detto, è che ho avuto poco tempo per giocare e l'altro grosso problema è che sono sempre un eterno indeciso, quindi per costruire quella casa che avete visto nel bioma innevato ci è voluto davvero un sacco di tempo, ragazzi. Non avete idea di quante ore ci ho speso e mi vergogno sinceramente di dirvelo, perché ci è voluto davvero un'eternità di tempo per avere solo quel risultato che avete visto, quindi niente di che. Per il resto, ragazzi, mentre facevo tutte queste operazioni, sono stato attaccato di nuovo dai pirati, che questa volta mi hanno droppato questo Lucky Coin, e durante la notte, come solito, arrivano i licantropi e uccidendone uno ho ottenuto questo Moon Charm. Ora, questi due oggetti io me li sono tenuti qui da parte proprio per farveli vedere perché ci tornano comodi per essere combinati con degli altri oggetti che avevamo già ottenuto. Che il problema è che si trovano all'interno di queste chest alla rinfusa e quindi bisogna andare a ritrovare. Allora, dando una rapida occhiata, io adesso cercherei di non perderci troppo tempo, ma mi piacerebbe riuscire a fare questi crafting per massimizzare un po', gli oggetti che abbiamo a nostra disposizione e fare in modo quindi di avere un po' meno spazio occupato. Ora, come vi dicevo, però, il problema è trovarli, queste chest buttate così a caso. 2 hours later. Oh, eccolo qua, mamma mia che fatica, ragazzi. Ok, trovati tutti questi oggetti, si tratta semplicemente di andarli a combinare. Se ricordo bene, si vanno a combinare nel Tinkerer Workshop, quindi nella workbench del nostro Goblin Tinkerer, eccoci qua. E sostanzialmente bisogna combinare la moneta con l'anello d'oro per ottenere quest'altro tipo di anello, il Lucky Coin Ring. Questo si va a sua volta a combinare con la discount card per ottenere il Greedy Ring, quindi l'anello dell'avarizia. Questo ci consente di aumentare il range dei pickup degli oggetti droppati per terra, fa abbassare i prezzi degli oggetti che andiamo a comprare dei nostri NPC.
e inoltre ci dà la possibilità di far droppare delle monete extra quando uccidiamo i nemici. Insomma, tutti e tre i bonus degli oggetti che abbiamo combinato per ottenerlo, quindi niente male davvero, sicuramente ci fa risparmiare un sacco di spazio e soprattutto lo potremmo andare ad utilizzare magari quando siamo in fase di farming. Ora, non lo starei però ad equipaggiare, ragazzi, magari ce lo portiamo dietro, ma diciamo che è un oggetto che sicuramente nelle boss fight non va utilizzato, ecco. L'altro oggetto che possiamo andare a fare appunto è questo, il Moon Shell, che combina la conchiglia con il charm della luna, e questo praticamente una volta equipaggiato ci consente di trasformarci in licantropi durante la notte oppure in mermen quando siamo immersi in acqua. Questo ci consente quindi di respirare sott'acqua e ci dà anche un bel po' più di resistenza durante la notte quando siamo licantropi. Sono oggetti tutto sommato interessanti, ragazzi, anche se non sono, diciamo, fondamentali, almeno negli scontri coi boss, chiaramente, però durante le fasi di esplorazione possono tornare molto utili. Allora, adesso lascerei qua, come avevamo detto, i vari strumenti del Painter, così da non portarceli appresso. Perfetto. E adesso però, ragazzi, si tratta di andare a fare la cosa che non mi è riuscita, ahimè, l'altra volta, ovvero sconfiggere la Queen Slime. Per sconfiggerla io sono già andato a recuperare un altro Gelatin Crystal nel sottosuolo e si tratta però appunto di attrezzarci come si deve, perché l'altra volta abbiamo preso un sacco di botte. Io al momento ho equipaggiata la Tiki Armor, quindi sto sfruttando, diciamo, i bonus della Tiki Armor per avere un bel po' di pigmei e quindi avere un bel po' di potenza di fuoco con i nostri minion. In più, in tutte queste ore dedicate alla costruzione, ho potuto anche sperimentare con la nostra frusta, con questa Morning Star, che devo dire è davvero un'arma molto molto interessante. L'unico difetto che gli posso trovare è che devo cliccare io ogni volta che voglio fare un attacco, purtroppo non funziona con lo spam. Dovrei vedere se tra le varie fruste magari che avevo già trovato, ok, non ne ho molte altre tra cui poter scegliere, quindi mi sa che mi devo accontentare di usare questa. Sarebbe interessante vedere se appunto ci fosse una frusta con l'autospam dell'attacco, perché non sarebbe affatto male. Ad ogni modo, mi vado a equipaggiare un bel po' di bonus, ragazzi, mi vado a prendere un po' di pozioni e poi vedo anche se l'equipaggiamento che ho fa già al caso mio, e poi ci vediamo nella Hollow per tentare nuovamente la boss fight. Ok, ragazzi, ci siamo, eccomi qua nella Hollow. Rispetto all'ultima volta mi sono reso conto che avevo lasciato qua sotto questa maledetta Water Candle che aumenta il tasso di spawn dei mob, quindi togliamola subito. Anche questo potrebbe essere stato causa della mia sconfitta. E poi vorrei spostare tutti i buff che mi ero portato qui sulla Sky Road, perché la mia intenzione è provare ad affrontare appunto la boss fight qua sopra e ho paura che i bonus non ce la facciano da là sotto ad arrivarmi, quindi li mettiamo tutti qua, ok. Solo che ho bisogno di un paio di blocchi da costruzione, prendiamo un paio di questi, perché per piazzare le nostre lanterne purtroppo si possono solo appendere e non funziona appenderle, cioè non è possibile appenderle sulle nostre piattaforme e quindi ho bisogno per forza di utilizzare dei blocchi. Ok, ecco fatto. Bene, quindi i buff li abbiamo sistemati, io mi sono craftato un po' di pozioni di Iron Skin che le avevo finite. Intanto qua stanno arrivando un sacco di mob, quindi conviene iniziare la boss fight magari. Mi sono preso anche una Calming Potion e una Heart Rich Potion. Una dovrebbe abbassare il tasso di spawn dei mob,
Non so se funziona con i minion della Queen Slime, ma dovrebbe sicuramente funzionare con gli altri mob, quindi almeno ci lasciano in pace mentre siamo nella boss fight. Mentre l'altra dovrebbe aumentare la lunghezza entro cui io posso raccogliere i cuori, quindi visto che i minion droppano i cuori, potrebbe essere utile per aumentare le mie chance di sopravvivenza. Bene, detto questo, mi prendo le pozioni e andiamo ad evocare la nostra Queen Slime. Rispetto all'altra volta sono un pochino più preparato, però non sono andato a documentarmi più di tanto, quindi spero che le idee che ho possano essere d'aiuto. Allora, evochiamo anche le nostre staffe, che così ci danno una mano. Vediamo di far fuori il più possibile dei suoi minion. Aia, mi devo curare, ma ha fatto un sacco di danno anche se non mi ha preso direttamente. Allora, usiamo la nostra Morning Star. In questo modo, vedete, è comparso un circoletto sulla nostra Queen Slime. Con quel circoletto praticamente noi andiamo ad indicare ai nostri minion che quello è il loro target privilegiato, quindi loro attaccheranno principalmente lei e dovrebbero farle anche più danno del normale, quindi in questo modo dovremmo fare più in fretta. Ora io intanto utilizzo le altre mie armi per fare danno a lei e ai suoi minion e spero che vada tutto bene. Spero di aver considerato un po' tutte le varie variabili, diciamo, dello scontro. Per il momento sembra che stia andando abbastanza bene, ragazzi. Forse mi sarei dovuto prendere un'arma ranged, perché comunque così io potrei attaccare anche lei alla distanza. Anzi, cerchiamo di prendere un po' di distanza. Ok, sì, ho l'ice. Posso usare questa magari come arma ranged. Sì, decisamente meglio. Così do una mano ai miei minion, perché da soli non so se ce la fanno a ucciderla. Mi devo curare, ragazzi. È piuttosto di quanto pensassi comunque come boss fight. I due tentativi dell'altra volta sono andati malissimo, ma non avendola mai provata non sapevo cosa aspettarmi. Adesso che più o meno ho visto che cosa c'è da aspettarsi, come dire, è comunque pericolosa come boss fight. Non pensavo che sarebbe stata così complicata. Devo non allontanarmi troppo però dalla piattaforma, perché da quel che ho potuto vedere i miei minion mentre volano non attaccano un granché, quindi mi conviene non prendere troppo il volo purtroppo. Magari mi curo di nuovo per scrupolo. Ah, è finito forse l'effetto della Morning Star, quindi devo di nuovo spammarla un po', ragazzi. Ah no, c'è il cerchietto, ogni tanto non lo vedo, ogni tanto sembra sparire. Ok, allora insistiamo, proviamo a usare anche questa di arma, visto che ce l'abbiamo. Sprechiamo tutto il mana che ho a disposizione, ma almeno così facciamo un po' di danno. E già che ci siamo, torniamo a usare anche le altre nostre staffe. Ah beh, giusto, adesso abbiamo bisogno di mana per usarle. Comunque abbastanza tesa, eh? Devo dire che non pensavo sarebbe stata così complicata da sconfiggere. Usiamo di nuovo il nostro arco. Non mi posso curare, ragazzi. Si fa complicata, sono moribondo. Speravo ci sarebbero stati un po' più di cuori in giro, sinceramente. Oh, mamma mia ragazzi, che fatica, però finalmente è morta. Oh, e qua ci sono tutti i suoi drop. Mamma mia.
È stata più complicata forse lei dei boss meccanici, per assurdo. Allora, vediamo che cosa abbiamo ottenuto da questa boss fight. Abbiamo ottenuto il trofeo, ottimo, perché questo è abbastanza difficile da ottenere, come avete visto. Durante le altre boss fight praticamente ne ho ottenuto forse uno. Gli altri boss dovrò sconfiggerli di nuovo se lo voglio ottenere. Abbiamo ottenuto la reliquia e poi soprattutto abbiamo ottenuto la treasure bag, al cui interno vediamo un po' che cosa ci troviamo. Ok, un amuleto simile a quello del King Slime. Questa volta non rende, diciamo, gli slime amichevoli, però fa spawnare della gelatina volante ogni tanto che danneggia i nemici che ci stanno vicini. In più abbiamo ottenuto Sparkle Slime Balloon. Ok, non ho idea di che cosa sia questa roba. Credo sia un oggetto di estetica, diciamo, da utilizzare nei party. Un po' come vari oggetti che ci vende la Party Girl. Boh, sembrerebbe una cosa abbastanza inutile. Devo andarmi a documentare, ragazzi. E poi, soprattutto, abbiamo ottenuto l'armatura dell'assassino di cristallo, che è una buona armatura, devo dire. Sicuramente per quello che abbiamo adesso come armature ormai è già inutile, è già superata, però l'avessimo ottenuta prima sarebbe stata anche un'armatura interessante. E qui abbiamo anche l'oggetto per andare a fare il summoning di una cavalcatura, quindi al posto del nostro galeone potremmo avere... ma questa gelatina vola, ragazzi, figo, è molto veloce. O forse no, vediamo un po' quanto raggiungiamo. Ok, no, è comunque più lenta rispetto al galeone, perché facciamo 33 al massimo contro i 36 del galeone. Però questi balzi che fa non sono niente male. Non capisco. Ok, no, non ha un volo infinito, quindi è comunque preferibile utilizzare il galeone. Va bene, ragazzi, comunque finalmente ho sconfitto anche la Queen Slime, sono già molto molto contento di questo risultato. E niente, a questo punto direi di proseguire però facendo qualcos'altro, perché non ci ho messo così tanto, quindi abbiamo ancora un pochino di tempo e con il tempo che ho a disposizione mi piacerebbe iniziare, almeno iniziare, l'esplorazione del Tempio della Giungla, che vi ricordo abbiamo trovato la volta scorsa. Per poterlo fare però devo andare a recuperare la chiave che sicuramente ho droppato in una di queste ceste, quindi devo andarla a trovare prima di tutto e poi finalmente potremo andare all'esplorazione. Ah, mannaggia, che scemo, l'avevo posata nel maialino proprio per averla sempre a disposizione, ragazzi, m'ero dimenticato di questa cosa. Vabbè, non è successo niente di grave, basta semplicemente riutilizzare il nostro pilone e siamo già praticamente arrivati. Quindi non perdiamo ulteriormente tempo e andiamo. Mi piacerebbe almeno trovare l'ingresso e iniziare a entrare nel tempio questa volta. La prossima volta, naturalmente, invece, approfondiremo l'esplorazione e proverei anche ad affrontare il boss che si trova al suo interno, ovvero il golem. Allora, devo scendere un bel po', perché se non sbaglio era praticamente al fondo di questo tunnel. Eh sì, eccola qua, questa dovrebbe essere la parete del tempio. Quindi io lascio proseguire la discesa, ragazzi. E intanto ne approfitto per dirvi che magari ve le metterò anche qui. Ho fatto un altro screenshot utilizzando Terramap e gli ho dato un'occhiata molto veloce, ragazzi, ma il colpo d'occhio è terrificante. La corruzione del mondo si è espansa tantissimo e quindi è veramente preoccupante la situazione. Devo darmi da fare per cercare di contenerla. Ok, intanto sono arrivato di sotto. Questa è una chest, per fortuna, non è un mimic. Prendo anche tutto quello che si trova. Ok, siamo già pieni come uova, fantastico. Buttiamo queste piattaforme che non mi servono, buttiamo anche questa. Facciamo un loot haul, buttiamo anche le glow stick, che anche queste lasciano il tempo che trovano. Ok, bene. Qua abbiamo, come vi dicevo, la parete del tempio. Il problema è, come dire, capire dove si trova l'ingresso. Perché questi blocchi non li possiamo andare a minare, ragazzi.
con il nostro piccone, vedete, non gli facciamo assolutamente niente. Quindi bisogna trovare dove è spawnata la porta. Normalmente, se ricordo bene, si trova sopra. E quindi intanto cerchiamo di raggiungere la sommità del tempio. Un'altra chest? Eh sì, un'altra chest. Ottimo. Vabbè, sono pieno, quindi la lascerei qua per il momento. E mi metterei invece a cercare l'ingresso vero e proprio del nostro tempio. Ok, eccolo qua. Il tempio prosegue. Quindi si tratta solo di liberare magari la strada. Allora, attiviamo il nostro piccone. Ok, ok. Oh, siamo già all'ingresso? Possibile? Eh sì, eccolo qua. Trovato, ragazzi. Perfetto. Quindi, con la chiave che ci ha droppato Plantera, noi possiamo interagire con questa porta e possiamo finalmente avere accesso al tempio. Oh, abbiamo ottenuto anche un achievement. Perfetto. E qua dentro è pieno di mob ostili, terrificanti. Non tanto queste viverne volanti, quanto proprio i lizard, le creature che abitano questo tempio. Inoltre qua dentro, ecco, avete visto ragazzi, è pieno di trappole. Trappole veramente molto molto pericolose. Ecco, stavo giusto dicendo quello e sono stato ucciso male. Tutte queste trappole fanno al caso nostro, ragazzi. Nel momento in cui le potremo recuperare, dovremmo recuperarle tutte, perché le potremo andare ad utilizzare per le nostre farm. Quindi è molto importante andarle poi a recuperare. Allora, adesso, visto che ho droppato un bel po' di soldini laggiù, mi spiacerebbe lasciarli là, quindi vedo di tornare un attimo a recuperare quel che è possibile recuperare, che ahimè temo non sarà moltissimo. Per essere un minimo più protetti, switcherei alla Turtle Armor, quindi lasciamo perdere i nostri minion, ne posso evocare intanto comunque uno che mi può dare una mano. E niente ragazzi, io adesso recupero i soldi, intanto vedo che sono spawnati degli altri bulbi di Plantera, quindi molto bene così. Volessimo rifare la boss fight, la potremmo fare in qualsiasi momento. Per il resto ragazzi, questo è. Si tratta semplicemente quindi di raggiungere la stanza finale del tempio e quindi riuscire a sopravvivere a tutti i trappoloni che si trovano al suo interno e anche a tutti i mob che spawneranno. E una volta raggiunta quella stanza finale, lì ci sarà un altare dove potremo appunto andare a evocare il golem. Ora il problema appunto è riuscire a raggiungerla quella stanza. Avete visto che qua ci sono delle trappole che ci lanciano, ci fanno cadere addosso delle palle chiodate, però tutte queste trappole si attivano come le altre trappole, quindi basta equipaggiare la nostra wrench e dovremmo riuscire ad individuarle abbastanza facilmente. Quindi me la prendo la wrench, facendo anche attenzione perché qua arrivano i mob, quindi mettiamo molto rapidamente via un po' di cose che non mi servono, tipo queste. Ok, mi prendo anche le cesoie, così recuperiamo anche i vari cavi. E bon, siamo a posto ragazzi. Ora facciamo anche un po' di luce qua dentro, se no non si vede assolutamente niente in questo tempio. E andiamo ad equipaggiare. Ecco qua, vedete? Qui c'era una pedana. Vediamo se la possiamo recuperare, non mi ricordo. Ok, sì, le possiamo già recuperare. E ce n'è un'altra qui, quindi togliamole subito di mezzo. Vediamo un po', le posso già prendere le trappole? Non mi ricordo. No, ok, per le trappole è da fare dopo. Intanto il mio minion qua sotto sta facendo del male a qualche creatura fastidiosissima. Sentite che casino che fa. Qua dentro ci sono i Solar Tablet Fragment, che ci serviranno sicuramente più avanti. E poi il Lizard Power Cell, che serve appunto per andare a evocare il nostro golem. Quindi questo me lo prendo. Ok, ecco qua, questi sono i lizard, queste creature lucertolose che abitano all'interno del tempio. Ce ne saranno un sacco a venirci a dar fastidio e il problema appunto è che sono piuttosto resistenti
Oddio, no, in realtà neanche così tanto, però sono insistenti, sono tante. Quindi bisogna anche farci un po' di attenzione. Allora, piazziamo un'altra torcina qua. Proviamo a scendere di sotto. Magari mi prendo anche una pozione di cura. Diciamo che più che l'oro, il problema qua all'interno del tempio, come vi dicevo, sono le trappole. Quindi vediamo se ce n'è qualcuna nelle vicinanze. Sembrerebbe di no. Cerchiamo di avanzare un po'. È buio pesto, purtroppo, come avete visto, ragazzi. Ogni tanto mi devo ricordare quindi di mettere anche qualche torcia. Ok, purtroppo... vediamo un po'... non posso ancora prenderla una pozione di cura. È anche vero che qua sotto è pieno di cuori, quindi mi basterebbe scendere. Ok, proviamoci, ragazzi. Per fortuna loro non hanno attacchi a distanza, ragazzi, quindi si riesce a tenerli a bada tutto sommato in maniera facile se si riesce a stare sul soffitto. Ok, cambiamo arma perché con questa non facciamo niente. Ok, decisamente meglio usare la nostra Klinger Staff. Mi curo per sicurezza, mi prendo anche un po' di cuori. Qua ci sono delle trappole, le vedo. Quindi ecco qua i cavi, interrompiamoli con le nostre cesoie. Aiuto, sta arrivando un altro di quei maledetti. Prendiamo direttamente le cesoie che facciamo sicuramente prima. Interrompiamo i cavi, ok. Adesso non mi preme stare a prendere le trappole perché tanto appunto non le possiamo rompere. Potrei prendere solo le pedane e quindi lascia un po' il tempo che trova. Però basta rompere tutti i vari cavi così... non corriamo il rischio di attivare qualche malaugurata trappola. Ok. Andiamo avanti così. Qua ce ne sono altre, quindi interrompiamo anche in questo caso tutti i vari circuiti. Ok. Una comunque l'ho attivata. Non so come ho fatto, però a quanto pare non sono stato abbastanza attento, ragazzi. Ok. Vediamo, anche qua ce n'è un'altra. Togliamo anche qui un paio di cavi. Non serve toglierli tutti, perché l'importante appunto è solo interrompere il segnale. Ok, ci siamo. Mi devo curare per sicurezza. Guardate quanti ci sono di questi lizard maledetti. Andiamo un attimo sul soffitto, così controlliamo la situazione. Magari usiamo la Klinger Staff. Piazziamo una torcina. Ok. Solo che qua sono in balia loro perché ci arrivano purtroppo, quindi spostiamoci. Trappolona, devo fare attenzione. Ok, come vedete ragazzi è un labirinto questo posto. Sono moribondo, mi sa che mi conviene interrompere qui l'esplorazione, ragazzi, quindi lasciamo stare. E proseguiremo la prossima volta a questo punto. Avete visto intanto che cosa ci aspetta all'interno del tempio. E al fondo di quel tempio ci attenderà la prossima boss fight. Bene, per questa volta è tutto. Io sono comunque già molto soddisfatto finalmente di aver sconfitto la Queen Slime. E niente ragazzi, alla prossima. Ciao ciao!